Torniamo un attimo agli inizi. Sì. Tu sei sempre stato amante dei rally, però nella tua carriera c'è anche pista. No, io non è che sono stato amante dei rally. Allora, io ho iniziato da Romeo dove si faceva la pista. Esatto, è vero, è vero. A quei tempi c'era le 850 Abarth, le 600, le 500, 500 e facevano solo pista. Io sono passato ai rally quando sono andato al Jolly. Ok. Prima facevo poi il Jolly e faceva rally, perciò quando ho aperto l'officina io ero nell'ambiente rallistico, perciò facevo sempre rally. La pista, come Mauro Rally Tuni o MRT, ho iniziato a farla nell'81-82, quando l'Auto Delta, l'ingegner Chiti mi chiamò, perché allora c'era il campionato turismo, europeo turismo, e c'era il Jolly Club, che le macchine e tutti gliele faceva i Berti, l'imperatore di Bergamo. Poi c'era Luigi Cimarosti, un italiano, un belgio, che faceva le Alfa Romeo lì. E poi c'era l'Autolodi, che aveva due macchine e faceva tutte e tre questi team Alfa Romeo, correvano nel campionato europeo turismo. Nell'82, mi sembra, sì, 82, l'Autodelta non poteva più gestire le macchine dell'Autolodi e allora mi chiamò a me se volevo gestirle io. E disse, il lavoro lo faccio. E abbiamo vinto. Sulla prima gara a Monza io avevo come piloti Rinaldo Dorovandi, che è un toscano di Prato, insieme a uno spagnolo, la coppia, e poi c'avevo Naddeo e Tony Palma, due romani, e a Monza abbiamo subito vinto. Io però ero con i motori da rally, non avevo motori da pista, e cioè un motore con la coppia ma un po' carente di potenza. E Rinaldo ha fatto il miglior tempo in prova e ha vinto la gara. Finito la gara mi ha detto, Mauro, i motori falli tutti così se si vince. E fai conto, su 12 gare di quel campionato, 6 l'abbiamo vinte noi, 4 l'ha vinto Berti e 2 Cimarosti. Perciò loro 6 in 2 e io 6 da solo. E tu hai fatto correre anche Nannini, fece qualche gara. Alessandro Nannini ha fatto iniziare a correre te con delle auto da rally, vero? Con me ha fatto 3-4 gare, poi proprio 15 giorni fa, 10 giorni è uscito fuori su Facebook un po' una discussione, perché lo davano come pilota a Grifone e io non sapevo che aveva corso con la Grifone. Infatti disse no, Nannini ha corso col Jolly Club e con la Ritmo preparata da me e la Fulvia e sta roba qua. E quando lui decise di passare la pista mi chiese a me se io gli facevo la Formula Abarth. In quel momento disse no, guarda, io purtroppo ho tanto lavoro nei rally così, non posso. E andava forte, perché veramente andava forte già subito. Allora lo portai da Cevenini a Bologna che faceva le Formula Abarth. Lui ha fatto un anno da Cevenini, poi l'anno dopo è lì che è andato alla Grifone, perché poi me l'hanno spiegato. La Grifone l'ha fatto correre con una macchina preparata da un toscano e ha vinto il campionato Formula. Poi è passato da Minardi e ha fatto la sua carriera. Alessandro, noi ci sentiamo ancora tuttora una volta ogni 3-4 mesi. Adesso per fortuna si sta un po' meglio, c'è stato un momento che era ingrassato, invece adesso si è messo un pochino più in dieta, ma Alessandro è un personaggio veramente, io non so quanto sia vera questa storia, ma da quello che mi hanno detto è stato uno che ha mandato a quel paese Enzo Ferrari, aveva avuto un problema con un pilota, non mi ricordo chi era questo pilota, e allora lui correva con la Benetton. E Alessandro Nannini, allora adesso lo chiama, Ferrari lo chiama e gli propone di correre con la Ferrari. Certamente per Nannini, sai, essere chiamato da Enzo Ferrari e mettono a parlare, discute così, e alla fine gli fa, sì, mi fa, ma quanto mi fa correre? Il contratto per quanti anni dura? E si fa, no, per 2-3 gare, fino a quando. E lui la sua risposta è, sa cosa deve fare lei? Andare a fare, non lo dico perché registrate, no? L'ha mandato a tal paese. E uno che manda a tal paese Ferrari è uno che ha le palle. E Alessandro ce le ha veramente. Forte Alessandro, è uno dei piloti che amo di più. Quando lui correva con me mi ha fatto ingrassare di 20 kg.
perché ogni volta che veniva su portava ceste di pasticcini, no? Perché sa che lui aveva una pasticceria, no? E continuava a me, mia moglie, i ragazzi, tutti, c'era pasticcia da tutte le parti. Io so che tu hai vinto in tutto il mondo, hai vinto. Sì. Praticamente. Non so dirti quanto. No, io non so. Facciamo prima togliere i paesi dove non hai vinto che quelli dove hai vinto, forse, no. Senza esagerare. Però hai vinto in Spagna, hai vinto in Italia, hai vinto in Repubblica Ceca, in Ungheria. Allora, dove hai vinto? In Europa ho vinto campionati, allora in Roma, in Bulgaria, tre campionati bulgari, con Ilie, con la Mitsubishi. Tu pensa, con la Mitsubishi, gruppo N, si faceva l'assoluto, ma Ilie la forte. L'anno che io... con USA come sponsor abbiamo deciso di fare il mondiale, la prima gara che ha fatto era il Corsica, ha vinto Ramon Ferreiros con la mia macchina, secondo Ilie, e Trelles è arrivato quarto. Infatti Trelles era abbastanza un po' arrabbiato, perché qua come io, lui mi disse, ma sai, io ero abituato con la 6 perché avevamo corso con la 7, non mi trovo bene con la macchina, è perché tanto Ilie che cosa, poi Ilie a casa sua andava forte. Ho vinto due campionati ungheresi, no, bulgari, cechi. Ah, Repubblica Ceca, sì. Bulgari tre campionati, ne ho vinti. Quello ceco ne ho vinti due, ungheresi ne ho vinti cinque. Spagnoli? Italiani, beh, ne ho vinti, diciamo, vero, l'ho vinto nel 92 con Deila. Gli altri li ho vinti col Jolly Club, ma quello lì era mio, macchina mia, team. Gli altri li ho vinti, però c'era sempre di mezzo assistenza Jolly, le macchine fatte da me, però assistite dal Jolly. Per esempio io avevo un meccanico in pensione, che era, lo davo come assistenza alla Lancia, al Jolly, così, no? Poi campionati spagnoli, su 7 ne ho 26. Ho vinto nell'85 con la 037, con la Rotmans, con Salvador Servià. Nell'86 sempre con la 037, con Servià. Poi non sono più andato fino al 90. Nel 90 con Puras, con quella macchina lì, abbiamo vinto. Nel 91 ho fatto secondo con Trelles. Lì il campionato, devo dire che ce l'hanno rubato, perché ovviamente ne hanno fatte di tutte per far vincere uno delle Canarie, un certo Pons, con la BMW M3. E nel 92 l'ho rivinto con Puras, perciò siamo 2, 4 assoluti e un secondo. Nel 2007 l'ho vinto con la Fiat Grande Punto, con come si chiama, Ramon Ferrer, no, Fuster, Miguel Fuster. E nel 2008, perciò sono 6 e un secondo. In Spagna non mi vogliono più. Non ti vogliono più in Spagna? C'è cosa, c'è il mio amico, come si chiama, pilota di allora, dei tempi, che era uno dei più bravi spagnoli che c'era, ha detto che era stufo di vedere i team italiani che vanno in Spagna a prendere soldi e vincere i campionati. E sì, noi siamo qua per vincere. E poi invece il campionato ungherese, lì è stato un pilota, purtroppo è morto di un tumore, Ranga, che era una persona eccezionale, e abbiamo vinto 5 campionati consecutivi, 91, 92, 93, 94, 95, 5 campionati consecutivi. Con che macchina? Con la Delta. Sempre Delta. Delta Marlboro, sponsor contratto con Philip Morris. A me mi pagavano dalla Svizzera, non arrivavano i soldi. A quei tempi lì era tu, poi ho fatto 4 campionati francesi, terra, Cochouche. E anche lì, per esempio, fai conto dal 90 al 96, sì, ho vinto 13 campionati.